Un muro vincente del duo Christensen-Chester ha regalato la vittoria nel tie-break alla Cucine Lube Civitanova contro Modena nella gara 1 della semifinale della Superlega 2017-2018. 25-22, 21-25, 25-16, 21-25, 15-13, i parziali di una gara infinita ma a corrente alternata da entrambe le parti e che i marchigiani si sono aggiudicati grazie alla tenacia nel tie-break sotto 11-9 e con Guantorini a fuorigioco per i crampi. Mostruosa la prestazione di Sokolov, 24 punti con 4 ace. Nota negativa, i 27 errori in battuta. L'allenatore ha continuato a chiedere di forzare, perché regalare il servizio con Modena credo che non paghi, quindi mi assumo la responsabilità di tutti gli errori o della maggior parte degli errori che abbiamo fatto. Purtroppo la battuta delle volte è così, si trovano delle giornate negative, bisogna riuscire ad adeguarsi. Poi alla fine il break decisivo, il tie break l'abbiamo fatto su una battuta flotta, anche quella comunque forzata e rischiata. Quindi sono molto contento della vittoria, perché i ragazzi comunque in una serata, ripeto, dove tecnicamente certe cose non ci sono riuscite bene, non hanno mai mollato e siamo riusciti a portare a casa una vittoria molto importante, con un finale di partita deciso dalla volontà, dalla difesa, dalla copertura, e quindi questo mi soddisfa molto. Modena non ha regalato quasi niente, come avete visto anche in quinto set. Loro hanno rischiato e quel rischio gli è dato due ace proprio in un momento, direi, molto, molto importante. Oh, l'ultimo muro l'ha preso Maika, l'ho toccato io alla fine, ma penso che lo diano a Maika perché ha esultato di più di me. Però dai, personalmente è stata una partita difficile, complicata, sono entrato in partita forse un po' troppo tardi, però alla fine il risultato è quello che conta. Si gioca per uno o due palloni, alla fine questa è la pallavolo, questi sono i playoff, il bello sta anche qui. Gara 2 si giocherà domenica prossima, giorno di Pasqua, in Emilia alle ore 18.